non è detto che... Comunque tu, in questo modo, sicuramente il fauno devi creare la tua scena, cioè devi comunque ricordare la tua scena. Noi dovremmo poter fare a copiare la scena. Cicci, ma se vuoi fare un po' di stelline, per scapparti la voglia di fabbrica stelle, come ti chiami? Allora, magari, ecco, buon anno. Laura! Laura! Oh! No, infatti adesso le facciamo sulle... Thank you.
Italia. Aspetta.
Grazie a tutti.
Beatrice, senza assicurazione vai a fare le stelline con loro. Si porta lì sul fatto. Perché adesso stiamo facendo tiri e cose così che forse è il caso di no. Ma in lei, sì. No, sì, eri la mafia stellaia, quindi stai a fare la cosa. Perché non lo so, con questa cosa dell'assicurazione non un po'. Ormai noi che siamo qua la fine partita dal 1° agosto non possiamo più andare. Poi in conto se facciamo, sai, le chiacchiere e le robe così, in conto quando. Sale in graticcia, ci saliamo e non si fa niente in visita, va bene, però adesso subito, magari concentriamoci un po' di più nelle cose. Quindi andrebbe qua, queste le sono qua, perché prima la B, però la B sopra non c'era. Siamo tutti, diciamo, però B. C'era il vecchio subito. Riuscite a vedere tutti un attimo qua? Sì. Sono grosse novità. Ok, girate.
Stacano! Ale! Ale! C'è una riunione! No, non è una riunione, è neanche un'assemblea! L'ultima vite? Dobbiamo giocare alle giostre, dai, ci manca! Potete prendere una sedia e fare un'improvvisazione. Allora, la novità è questa. Finalmente... porte chiuse? Posso parlare? No, ho parlato con Danilo stamattina. Nel senso che ho detto, mo ci facciamo la chiamata. Mo ci facciamo la chiamata. Ce la siamo fatta, direi che va bene. Quello che potrà succedere, quando non ci sarò più. È che ci sterminerà. No. Cioè che non credo che ci saranno molte opportunità se non all'ultimissimo momento, magari, di giocare agli angeli custodi con gli attori consapevoli che noi siamo gli angeli custodi. Per cui come vi succederà poi nella vita in seguito, voi sarete anche di cosa che nessuno lo sa. Però non è dignità. Se poi si riesce ad avere il tempo di dire, oh guarda, io sto qua proprio. Cioè, mi chiamo e non so, mi chiamo Gardia. Questo è un avviso della Gardia, no? Perché Gardia? Gardia, via, con la D. Vero. Che bello, bello. Per cui, nonostante tutto ciò, che sarà un compito poi affidato probabilmente a ognuno di loro, individualmente, si auspica che ci sia anche un'organizzazione del lavoro per cui si arriva a sapere quello che deve fare, dovrà esserci. Ho proposto per oggi un'incursione, oggi pomeriggio, tra le 5 e le 6. Cioè, gli attori, Danilo preferisce che siano inconsapevoli, cioè che non sappiano quello che succederà. Sono meglio, va bene. Io di mio invece tendo a fare il contrario, ma anche questo può essere interessante, cioè due opposti che si incontrano. Nel senso che alle 5 chi c'è, chi non c'è, peccato, che già l'impirone, No, però purtroppo era l'unica possibilità di incrocio, lo so dice. Entriamo nell'atteggiamento d'angeli custodi, che vuol dire con la massima discrezione possibile, come se fosse una trasparenza. Avremo le corde attaccate ai ciocchetti, queste qua. Le sedie saranno staccate, cagliamo le corde, nel silenzio più assoluto, probabilmente Danilo dirà agli attori di continuare a fare quello che sta facendo come se noi non ci fossimo. Cagliamo le corde, attacchiamo le sedie. Se un attore seduto sulla sedia, vai da lui, mi fai, scusa, posso prendere un attimo? Quello si alza, prendi la sedia, va bene. Dopodiché attacchiamo sotto le lucette, le accendiamo e tiriamo su. E lì diventa un po' lavoro di improvvisazione con c'è, stanno di capire loro come pigliano questa cosa e cosa succede loro. Dobbiamo un po' inventarci al momento. Le azioni da fare sono queste più il contrario, cioè cominciare a calare le sedie tutte insieme, dovrebbe essere in tanti però, una dopo l'altra in sequenza, casualmente, con le lucette che arrivano addosso agli attori. E lì diventa un lavoro di sensibilità ad angelo custode proprio. A seconda di quello che gli attori faranno, in che relazione si porranno con le sedie, potrebbe anche succedere che alcuni si pongono, altri no. È una lotteria questa. Però è anche una bella alchimia. Si può creare davvero questo legame che è dato dalla corda sedia all'altra. E
può nascere un gioco di improvvisazione con l'attore, oppure lo racconti nuovo perché devono imparare in testa memoria, fanno un incontro, non lo sappiamo. Di fatto, comunque, le serie, o ci permettiamo questo gioco perché viene, oppure vengono calate a terra, vediamo che succede, se con queste lucette si giocano o non si giocano, se le sedie le prendono in considerazione in modo diverso da come facevano prima, che è un metodo di sì. Dopodiché, un cenno tra tutti noi, andiamo, stanno seduti sulla sedia, scusa un attimo, vai là, vai alzare, seduti, disegni la cosa, dai la sedia al prossimo punto, staccando la filetta, spegnendola, tiriamo sulle cose con i ciocchetti e ce ne usciamo. Piace? A me piaceva più l'idea della samba, tra l'altro. Della samba? No, 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 vabbè, però questa unisce l'utile e sì, anche perché davvero dei discorsi fatti i primi giorni anche insieme ad Danilo, che in qualche modo sono andati con non c'eri, altri non c'erano, forse si erano fatti questi discorsi. Però diciamo che c'è stata un'incomprensione proprio determinata da tempi molto diversi, come la settimana lavoro 4, da metodi diversi, che non è necessariamente un problema, basta riuscire a fare quella carta in cui gli ingranaggi di nuovo si possono, poi si lascia. Può essere che tutto finisce oggi, ma può essere che lui oggi sia un lavoro di inizio con gli attori. Allora, il programma per domani, se riusciamo subito dopo, cioè dalle 6 in avanti, a organizzare un incontro rispetto a buttare giù proprio una vera drammaturgia della serata, teorica. Con chi si occupa dei testi, con gli attori che ci potranno essere, con chi non ci potrà essere, in modo da stasera, dopo cena, sono le 9 in avanti, fare proprio una specie di prova generale, cioè dopo 9 è finito quello, è quasi finito il mare, ma ci occupiamo una mattina tranquillamente in caso, abbiamo le sedie, la posizione, le corde, cioè, stasera giochiamo un po' con questa cosa, capiamo una sequenza. Adesso è una sequenza, poi diventa una drammaturgia domani sera, nel momento che va capito i tempi, cioè come certe azioni vanno dilatate o ristrette, come lo stesso per le pause da un'azione all'altra, tra un monologo e l'altro, quando fare calare le sedie, come bene? Se tagliamo le sedie ci spariscono tutte le sedie da... però tagliamo in faccia, cioè sono in faccia. Facciamo per tagliare in faccia. No, chiaro, certo, lui che è steso a terra, quindi se mi cade la sedia proprio addosso, cioè tu la levi, come ci ho detto prima, poi io proprio la voglio, però questa cosa della luce che ti arriva addosso, domani mattina lavoriamo, io purtroppo domani forse non mi scuse purtroppo devo partire domani, cioè sabato mattina non mi assolutamente un po' di quindi ci sarò con voi. Mi aspetto messaggi. Vabbè, ti lanceremo una sera. Anche massaggi, così un po' ci organizziamo un po' stamattina perché avevo iniziato un po' che con la mente, un arriva, fa
utilizziamo un po' più, così non ci disperdiamo. Allora, i lavori da fare sono, vabbè, andare avanti con questa benedetta storia del mare, che deve prendere un ritmo, quindi bisogna capire quante persone servono per fare questo, cosa c'è ancora da fare, non so se è da tutti i tempi, se non è qualcosa, dovrebbe essere un po' come funzionano vedendo la cosa. Il secondo lavoro da fare è questo delle sedie, che vuol dire che se non ci bastano queste corde, possiamo fare qualche altra corda, quattro. Chiaro che questo non c'è lo stellato rispetto a quello abbastanza di lavato. E c'è tutto un lavoro di pulizia che vuol dire tirare su le americane, che vuol dire liberare tutta l'americana perché ci vanno tagliate le casse, che vuol dire questo fondale di impiegarlo, tirarlo su, vuol dire i pilucci, bisogna lasciare dove sta, nel senso di pulucci, forse non ci più che troppo visuale. Cioè qui, eliminando le americane, siamo già a posto. Poi stare sull'Argentino, la Tovana, tutto qua, cioè aprire il più possibile quando il cielo lo si veda anche da qui. Altre cose. Se ci avanzano lucette o cosa, potrebbe essere una possibilità legare un po' di lucine direttamente sulla graticcia. Esiste o no? Vediamo quello che succede con le sedie. La Trentina? Ce ne avanzano Se ne avanzano ne compriamo altre, che ne so, se o ci piace l'idea che più di radata. Sotto l'arco, diciamo. Sotto l'arco se non sotto l'arco, sulla stessa sulla medica stessa. Però poi sono sedie che non sanno. O lucette non mi mancano, non sono niente. No, zero lucette fisse lì attaccate, però soltanto il gioco. Va bene, proviamo a vedere l'effetto. C'è proprio tutto il cielo che viene giù. Esatto, vediamo l'effetto solo con le sedie, che vai giù. Sì, vediamo intanto l'effetto con queste. Ci abbiamo qualche buco da riempire, ovviamente, soprattutto qua sotto, però qua è casino. Allora, possiamo attaccare un po' allora, tutto il coso là, anzi, là sono i sì. Squadra Mare, tu chi siete? Sì. Aspetta, procedere. Ci siete, vi serve una mano o ve la cavate? Ma vabbè, il 9, il 9 a voglia. Ok. E avete già tutto chiaro? Quello che c'è da fare? Sì, ho tagliato montanti, dobbiamo montare. Montare montanti. I mondanti. I mondanti. Ok, io se c'è qualcun altro che mi dà una mano, si tratta di mettere un filo di nylon sotto alla prima, alle prime due stangenze della sedia e mettere un cappietto centrale. Ecco, allora io e Aita ci occupiamo di questo e così domani sera come finiscono siamo flamsa, saggancia, ogni lucetta c'è un piccolo moschettone e andiamo veloci. E allora non dà fastidio alla lavorare, credo. No, cioè. E quindi quello a posto. Stelline c'è una squadra di fabbricatrici, e però ci mancano ancora un bel po' di fili, eh. Ce ne mancano 6 o 7. 6 o 7. Ok, quindi andiamo avanti. Quindi vuol dire almeno almeno un centinaio di stelle da preparare. Però arriva anche domattina, eh. Sì, domattina se oggi non finiamo in mare, secondo me non lo finiamo. Lo stesso per le stelline, una volta che abbiamo fatto le stelline, poi attaccare le stelline, possiamo fare anche domattina. Io curerei piuttosto la cosa delle sedie adesso. Perfetto. Poi se ci avanza tempo facciamo questo. Va bene, voi siete in tre a farlo. Ma serve anche come prova per domani sera comunque, perché poi l'azione è quella. Quindi magari prima continuiamo a liberare. Sì. Continuiamo a liberare tutto. Possiamo anche fare quella parapettata. Ah sì, la parapettata. Deve montare oggi o domani per. No, dobbiamo decidere quanto c'è più una nuova. No, è un problema, non è niente. Aspetta, una nuova, c'è un problema nella quantità delle quantità. No, non c'era una proposta rispetto a. Sì, ci sono le cavate su una politica del spazio, che funziona.
Aspetta, provo a montare che cosa? Montare una parapettata per questi che abbiamo senza il, sì, il compensato a coprire. Invece certo, di fare una parapettata di legno si fa quella cosa? Che penso? No. Delle verticali. E dove la fa? Ah, metti un paio di delle verticali basse a quella cosa. Che fa. È più simbolico, cioè fa vedere che lì sono limite di fermare questa canzone. Vediamo un accordo. Con carabone. Stiamo pronto già in sette contemporaneamente, scusate, se non capare la metà ci mettiamo di più. Tutta molto di più. È un confine proprio rigido, la corda è molto aperta. Sì. Certo, beh, però sul fatto che quella parapettata non piace a nessuno, no. A me piaceva l'idea, cioè intanto nasce dall'esigenza di sicurezza, perché essendo il buio qua, è bene che nessuno si precipiti. La corda è da sicurezza, però seguita poi il pensiero della balaustra sul mare, della parapettata. Secondo me è bello anche andare là e appoggiarsi. Cioè, questo è un gesto che a me piace molto fare. Anche per lo spirito. Appoggiarmi la corda. La corda la sento di più come limite, cioè come divieto di una camminetta. Le può essere ottima, perché ti danno sicurezza, non chiudono la visuale. Niente di personale, Massimo, No, ma anche le cavalle sono trasparenti, dai. Perché per essere con le cavalle c'è da una allora, prima di provare quindi per portare giù la roba da sopra abbiamo il carabone manuale, poi un'altra cosa, quando calate il pesto si può fare in mare, quando calate in questa americana del largo vi date un centro, c'è una tua liberata le case su quelle dell'altro, sì, perché su questa qui il domino da noi. Però ad esempio possiamo smontare i connettori, smontiamo quelli perché l'hanno messi in tavola per le stelline. Io ho capito che io americano che sono pesanti, almeno che sono. Ti resta a fare tutto questo? Chi lavora al mare può venire un secondo qua che facciamo l'ordine. Chi è che c'è? Thank you.
un'altra persona che ci dà una mano. Vuole dare una mano al mare? Alessandra, tu cosa stai facendo? Al letto! Perfetto, vieni qua. Parlo con la sotto di casa. Sì, aspetta. La mano qua un attimo. Sì, arrivo. Thank you.
Thank you.
Mauro! Posso calare, posso mettere a fondare?
Alza invece la stanza. Dobbiamo pigliarlo, portarlo lì. Non mi devo tenere la linea. No, non è quello che fa la scena. Ok. In realtà sto montante. Ciao, un sigaretto individuale, mi piacerebbe.